Saranno inaugurati i primi di ottobre i corsi di The Vocal Academy, il nuovo istituto che avrà sede a Mazara del Vallo e dove sarà possibile seguire corsi di canto. A supervisionare l'Accademia sarà Silvia Mezzanotte, che da oltre 10 anni tiene master nelle maggiori scuole di canto internazionali e che adesso si affida alla Sicilia per lanciare la metodologia ideata insieme al direttore artistico di The Vocal Academy, Riccardo Russo. Le audizioni per accedere all'Accademia si svolgeranno il 24, 25 e 26 settembre al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo dalle 15 alle 19. 24, 25 e 26 di settembre al Teatro Garibaldi, anzi poi cederò la parola proprio per ringraziare l'amministrazione comunale di averci permesso di avere questo spazio, perché ci tenevamo da subito ad avere la possibilità di dare ai ragazzi un teatro vero. Il Teatro Garibaldi è una chicca che mi è piaciuto dalla prima volta che ho avuto modo di visitare. Che cos'è la The Vocal Academy prima di tutto? È un'accademia strutturata sul canto, che nasce con la volontà di creare una metodologia vera e propria che curi il percorso di questi ragazzi dal principio alla fine, attraverso un metodo vero e proprio di canto che permette loro di crescere anche in maniera abbastanza veloce, abbastanza pratica, ma anche la tecnologia che permette loro di vedersi, ascoltarsi, riuscire a capire da subito quali sono i difetti per poi riuscire a correggersi. Nel corso di quasi 15 anni di percorso di master che ho fatto in giro per l'Italia, ho trovato bravi insegnanti e anche buoni metodi, ma la completezza mancava. E allora, siccome ho conosciuto Riccardo Russo, col quale abbiamo strutturato nel corso di quasi 2 anni e mezzo, 3 anni questa metodologia, alla fine abbiamo deciso di imbarcarci in questa meravigliosa avventura e di partire da Mazara, aprendo l'Accademia. Da subito abbiamo istituito una collaborazione con il Conservatorio di Trapani che permette di certificare direttamente i nostri corsi. Questo significa che chi studia armonia da noi, faccio soltanto un esempio, poi sarà certificato ad entrare direttamente al Conservatorio. La collaborazione è avvenuta tramite il maestro Porcelli, che conosciamo, che è qui presente, che in qualche modo ci ha aiutati subito in questa certificazione e per noi è già, come dire, un riconoscimento del nostro lavoro. Questa accademia ha uno sponsor statale che sarebbe il conservatorio, quindi è strettamente collegata con lo Stato. Questo è poco. Quindi tutto ciò che esce da questa istituzione, diciamo questa accademia, è legalmente riconosciuto. Sostanzialmente l'accademia unisce il metodo classico di insegnamento, quello insomma, che tutti poi possono verificare online attraverso il nostro sito, perché c'è molto chiaramente indicato i corsi come sono strutturati, ma fa molto uso delle tecnologie moderne, per cui i ragazzi vengono registrati, hanno la possibilità di riascoltarsi e quindi correggere direttamente gli errori. È un'interfaccia online diretta con Silvia, per cui avranno continuamente il suo supporto ma anche la sua correzione. Io ritengo che questa sia un'iniziativa importante, soprattutto rivolgendosi ai giovani, perché come sapete la musica è un laboratorio per la memoria, serve anche per l'apprendimento e serve soprattutto ad evitare che le nuove generazioni vadano incontro ad altre strade pericolose. Quindi io ringrazio innanzitutto Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo per questo evento che verrà fatto qui a Mazara del Vallo e questa scuola, e faccio a loro i migliori auguri.